Le misure di tutte le opere d'arte contengono al loro interno la data dell'opera, l'età dell'autore e l'età di Cristo, e queste informazioni sono gestite a proprio piacimento dai Ministeri alla Cultura. In questa registrazione vi presenterò due diagrammi con la formula visiva che evidenzia come il formato di un dipinto e il suo numero di inventario siano una invenzione geniale ma non reale di un metodo millenario accettato da tutte le istituzioni internazionali. Le misure di numero di inventario possono essere cambiati continuamente dalle persone che conoscono questo sistema, a condizione che al loro interno rimangano sempre le stesse informazioni. Per le misure delle opere d'arte, il calcolo va sempre ricercato nei millimetri. Ogni opera d'arte ha un formato informativo e non reale. Informativo vuol dire che i ministeri alla cultura, quindi le sovrintendenze, gli storici d'arte, le fondazioni, i musei, gli istituti del restauro, hanno deciso di mettere all'interno del formato di ogni opera la data o più date della sua creazione. E queste informazioni si devono trovare nel numero di inventario, nelle date delle mostre e nel numero di pagine che i critici scelgono nelle loro pubblicazioni per le future biografie degli artisti. Vediamo ora come hanno ottenuto le misure della flagellazione di Piero della Francesca. La flagellazione di Cristo è un dipinto a tempera su tavola di Piero della Francesca. Piero della Francesca è nato nell'anno 1419. La data dell'opera è incerta e per gli studiosi oscilla tra l'anno 1444 e il 1470 ed è conservata nella Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Sui libri sono pubblicate più misure della tavola. Esistono le misure delle schede ministeriali o dei cataloghi generali dei vari critici. Io ho scelto quella che è più rappresentativa di un sistema che le altre imitano. La tavola è alta 69,4 cm per 92,5 cm. Il dipinto interno, la superficie dipinta, misura 58,4 per 81,5 cm e il suo numero di inventario è il 229. Io ho l'abitudine di fare un timbro, trovare la data che loro hanno messo e trovare l'età di Piero della Francesca di quell'anno unito all'età di Cristo morto a 33 anni. Abbiamo detto che Piero della Francesca è nato nell'anno 1419. Nel primo spazio metto 19. Quando Piero ha 39 anni, 19 più 39 è 58, metto il numero che rappresenta l'anno 1458. E 33 è il numero di Cristo. Adesso ho i quattro numeri. L'anno di nascita di Piero, la sua età, l'anno e Cristo. 19, 39, 58, 33. Questi numeri si devono trovare all'interno delle quattro misure dell'opera e nel numero di inventario. Abbiamo detto che il dipinto è alto 58,4 cm, lo trasformo in millimetri. 584 mm è composto da 5 volte il numero 58, l'anno di esecuzione dell'opera, 5 volte l'età di Piero in quell'anno e 3 volte 33 l'età di Cristo. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 584 centimetri. La base del dipinto 815 mm è al suo interno a 5 per 58, 5 per 39, 10 per 33. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 815 mm. Adesso, quello che ha valore è quante volte sono stati moltiplicati questi numeri e la somma dei moduli sotto è 33, l'età di Cristo. Adesso, il rapporto che c'è tra l'altezza del dipinto e l'altezza della tavola è, aggiungendo al numero 584 il dipinto, una volta il numero 19, una volta il numero 58 e una volta il numero 33, ottengo il numero 694. Alla base del dipinto 815 millimetri aggiungo una volta l'anno di nascita di Piero, una volta l'anno di esecuzione dell'opera e una volta l'età di Cristo, ottengo 925 millimetri. Adesso abbiamo
il numero di moduli che si è modificato. Se prima era 33 l'età di Cristo, ora è 39 l'età di Piero. Il numero di inventario 229 è composto da: una volta l'anno di esecuzione dell'opera 58, una volta l'età di Piero 39 e quattro volte l'età di Cristo 33. La somma di queste tre moltiplicazioni e addizioni mi dà il numero 229.